Il PNRR stimola pericolosi appetiti della criminalità organizzata, bisogna stare con gli occhi bene aperti e vigilare sugli appalti. A lanciare l'allarme nel giorno del ricordo del trentennale delle stragi di mafia il procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Salerno, Francesco Soviero, magistrato per tanti anni in servizio alla DDA, ospite all'Istituto Amabile. Anche la camorra si è evoluta, se mi consentite questo termine, appunto entra nell'economia legale, entra nelle pubbliche amministrazioni, quantomeno ci prova, ce l'hanno detto processi, indagini che abbiamo fatto. Oggi il camorrista veste il doppio petto, per dire che non possiamo pensare che sia il camorrista di 30, 40, 50 anni fa con la coppola e la lupara, entra appunto e si avvale anche dell'opera di professionisti, di imprenditori. L'Irpinia non è esente dalla camorra, certo i livelli di infiltrazione e ramificazione non sono quelli del napoletano, ma anche qui negli anni sono stati inferti duri colpi alla criminalità organizzata. È terra anche questa di camorra, non sono realtà come quelle del napoletano, del casertano che noi tutti conosciamo, ma ci sono gruppi radicati e forti. Ci sono stati però delle risposte giudiziarie, siamo stati in grado di arrestare, processare e condannare diversi camorristi, e posso dire che oggi i camorristi, anche quelli avellinesi, i più grossi stanno in carcere, sono rimasti in carcere per tanti anni.